Buonasera, benvenuti al Maracanã, è finita la prima partita di giornata, Milan-Fenerbahce, un'altra sconfitta per il Fenerbahce, invece c'è un'altra vittoria per questo Milan che vuole sempre scrivere il nome più importante del trofeo Jack. Stasera è stato anche molto merito del portiere, migliore in campo, nonostante le 5 reti prese, però comunque 4 reti prese, però hanno deciso di dare il migliore a te, forse per la prestazione comunque ottima di stasera. Bene, grazie sempre alla squadra che a compiere queste parate. Comunque ha molta fiducia in te, si vede il capitano Simonelli ti ha voluto a tutti i costi, come mai? No, siamo grandi amici, poi giochiamo da tempo insieme. Infatti ti ha voluto dopo la stagione dell'anno scorso, sei stato confermato in rosa, a differenza di qualche altro che poi è stato cacciato via. Grazie. Cosa ha avuto questo Milan adesso dopo questa vittoria? Pensiamo partita dopo partita, poi va bene, ti ringraziamo, alla prossima, grazie al trofeo Jack, intanto adesso fra poco arrivano le telecamere di Verona per riprendere Napoli e Barcellona. A tra poco. Siamo pronti. Vai. Ci sono storie che terminano all'improvviso, ma che poi in un istante ritornano. Ce ne sono altre che iniziano quasi per gioco. Il ritorno del Napoli al trofeo Jack, ancora a punteggio pieno, contro il Barcellona del campione d'Europa, Luigi Duraccio. Ripresa dalle telecamere di Vignola, nella spettacolare cornice del Maracanã. Va in scena Napoli, Barcellona. Il Barcellona scende in campo con Ruggero Annunziata dai pali, Domenico Cercello capitano, Vincenzo Rippa, Francesco Moccia, Fabio Vestale, Dario Boccia, Emilio Mancuso, allenatore Francesco Francese, presidente Duraccio Luigi. Il Napoli scende in campo con tra i pali Antonio Granata, Francesco Di Lauro capitano, Felice Paolo Panico, Pasquale Testa, Giuseppe Aprile, Felice Calendo, Gianluca Gaetano, allenatore Gavino Capetillo, presidente Paolino Ardolino. Buonasera, benvenuti al Maracanã, siamo dal secondo tempo di Napoli Barcellona, la partitissima del risultato di Roma, un periodo di pace regalato con la potenza spettacolare che vedendo vedremo più di un'ora alle ore 15, ma che spettacolo, come ti è piaciuto? Qualcuno mi ha detto, quanto hai di largo a tutto qui? Da fuori sono male lingue, sanno bene che io il gol li faccio, è anche molto bello, comunque dai per massimo più vincere questa partita.
Abbiamo qui con noi il capitano Di Lauro, capitano del Napoli, che stasera si è imposto contro un bel Barcellona. Capitano Di Lauro, un suo parere sulla partita di questa sera. Abbiamo fatto veramente un'ottima partita, nonostante avessimo due giocatori infortunati come Campetillo e Iovino, che stavano fuori, però abbiamo dimostrato la nostra forza giocando bene, sempre compatti e facendo davvero una bella partita. Un campo e forse il clima ha potuto caratterizzare le vostre giocate, però nonostante questo vi ho visto bene oleati in campo. Sì, siamo una squadra che già da tanto giochiamo insieme, diciamo, i meccanismi sono ben rodati, abbiamo vinto già un campionato l'anno scorso a Staviano, quindi giochiamo sempre insieme, siamo quasi sempre gli stessi, quindi ci giochiamo in modo oleato, come hai detto tu, giustamente. E quindi per questa competizione i vostri obiettivi quali sono? Noi puntiamo partita su partita, puntiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo dove potremo arrivare, comunque daremo sempre il massimo. Grazie al capitano Di Lauro del Napoli. Un patron duraccio del Barcellona, una sconfitta contro il Napoli in una gara dai tanti contenuti agonistici e tecnici, un commento sulla sfida? Beh, sicuramente noi ce l'abbiamo messa tutta, sapevamo che loro erano organizzati, una squadra organizzata, lo si è visto in campo. Noi abbiamo dato il massimo, qualche nuovo innesto, abbiamo cercato di creare anche lo spirito giusto e si è visto sin dall'inizio la concentrazione di tutti. Al di là del risultato della partita, la squadra ha comunque dimostrato un buon impianto di gioco. Quali sono gli obiettivi in vista delle prossime gare, magari in vista del campionato Genk? Vabbè, cercheremo di fare il nostro meglio, il nostro obiettivo è rientrare nelle prime 10. Siamo comunque una squadra che cerca ogni volta di vincere, fino alla fine ci crediamo. Nelle ultime partite ci è andato un po' male, però comunque speriamo sin dalla prossima di poterci rifare. C'è bisogno di qualche altro innesto oppure la rosa ha giusto bisogno di trovare l'amalgama corretta? Sì, sicuramente innesti non ce ne saranno più, la rosa è già abbastanza ampia, già stasera abbiamo dovuto rinunciare a qualche elemento per il turnover, quindi non credo ci siano nuovi innesti da qui a breve, però sicuramente sin dalla prossima cercheremo di dare il massimo per poter raggiungere i nostri obiettivi. Perfetto, grazie Presidente.